Viva Savoia et populus! Viva Savoia et populus! Viva Savoia et populus! Uomini e madonne, che amar vogliono il bello e coltivarlo animo con gaiezza e serenitate, siano i benvenuti. Quest'oggi l'omaggio s'alza a festeggiar primavera, è la 39esima rievocazione storica. Le chiarine, i tamburi e gli sbandieratori del gruppo storico di Aglianico. Thank you.
il Rione Carmine! Il Rione Carmine! Che quest'anno propone i personaggi della 39esima rievocazione storica. I colori rosso e blu del Rione Carmine! Le donzelle del borgo, gli uomini e le madonne del borgo e dell'Oriole Carmine. I colori blu e rosso dell'Oriole Carmine che quest'anno propone i personaggi della 39esima rievocazione storica. Il Rione San Rocco! Ed ecco il Rione San Rocco! I colori dell'Orione San Rocco, il rosso, il giallo dell'Orione San Rocco, gli uomini e la Madonna dell'Orione San Rocco, i ragazzi, le donzelle in costume dell'Orione, il Rione San Rocco, quest'oggi al Calen di Maggio, nella 39esima rievocazione storica. Festa delle Idi di Maggio! Il Rione Consolata! Il Rione Consolata! Ed eccolo, il Rione Consolata, i colori giallo-viola del Rione Consolata, i ragazzi e le donzelle del borgo, gli uomini e le madonne del borgo dello Rione Consolata! L'Orione Consolata, quest'oggi al Calen di Maggio ad Oglianico, il primo giorno della 39esima rievocazione storica. Il Rione Centro! Ed ecco il Rione Centro!
i colori giallo-nero, giallo-oro dell'Orione Centro, i ragazzi e le donzelle del borgo, gli uomini e le madonne. Il Rione Centro! Bravo Leo! Bravo Giulietto! Il Rione Centro! Dove si concluderanno le lundine nei rioni qui al termine di questo primo giorno di Calen di Maggio. Nell'anno del Signore e della Beata Vergine Maria, della Beata Caterina e dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e del Beato Cassiano, patrono di infascritto loco e della stessa comunità. Ad ogni comunità è concesso di stabilire il proprio diritto e di formare statuti, di rifarli secondo il diritto di quel luogo. Perciò il luogo di Oglianico, la comunità e gli uomini che sono soggetti all'illustre e magnifico principe e signore Amedeo Conte di Savoia, fecero statuti e proposero di farli con valore generale. La riunione della vicinanza! Pertanto stabilirono ed ordinarono che la credenza del detto luogo e la riunione di coloro che abitano la vicinanza siano radunati al suono della campana e per voce dei banditori, e siano eletti ed incaricati i credenzieri, e di più o meno a volontà delle assemblee, e siano eletti anche gli altri ufficiali, cioè i manderi, i campari e gli estimatori, che siano tenuti a giurare ed esercitare bene il loro compito. Sono eletti manderi.
Pertanto stabilirono ed ordinarono che i mandieri dello stesso luogo possano citare e portare precetti e fare altre cose riguardanti il loro mandato per conto e comando del console, perché negli affari che riguardano il comune sia tenuto ad obbedire ad essi e dalle loro relazioni iscritte. Il manderio abbia 3 denari per ogni citazione fatta nel luogo di Oglianico e per ogni grida fatta nell'incarico del console o della credenza abbia 4 denari. Se avrà detto il falso durante lo svolgimento del suo ufficio, dovrà pagare 25 lire imperiali di multa e se non potrà pagarle, sia punito con una pena corporale. Sono eletti campari! Messer Andrea Verga e Messer Andrea De Mattei. I beati Andrea. Pertanto stabilirono ed ordinarono che si debba credere ad ogni camparo circa le sue accuse se dice di aver visto o trovato qualcuno che dà del danno, almeno che una prova secondo la legge appaia diversamente. Detto camparo è tenuto, dopo aver visto il fatto, a fare un'accusa specifica entro 3 giorni dall'avvenimento, altrimenti l'accusa sarà nulla. Lo stesso sarà condannato ad una pena e a derogare un risarcimento se l'accusa non è stata provata. Sono eletti estimatori! Messer Mario Paschetta e Messer Andrea Baccarone delle Case del Carmine. Pertanto stabilirono ed ordinarono che gli estimatori del detto luogo debbano stimare bene e secondo buona fede, in base al giuramento, i danni e i pagamenti in natura e in conto denaro. Come retribuzione loro per quanto stimato, se il valore della stima non supera la lira, abbiano 13 denari. Se sopra una lira e per ogni lira in più, abbiano un soldo. Madonne e messeri qui convenuti alla 39esima rievocazione storica, il castellano di Rivarolo. Thank you.
Pertanto stabilirono ed ordinarono che il castellano di Rivarolo, che ci sarà al momento, sia tenuto a rendere giustizia e diritto come consuetudine nel detto luogo di Oglianico, e debba giurare di osservare e rispettare gli statuti, gli ordini e le buone usanze dello stesso luogo, purché queste non siano contro la dominazione e i diritti del detto nostro Signore e Conte di Savoia, e sia tenuto anche ad espellere l'Oglianico e gli eretici. Possa egli sempre venire in Oglianico per amministrare la giustizia e non mai per sottoporre a giudizio il borgo per essere venuti meno alla fedeltà verso i signori conti di Savoia. Sono eletti credenzieri! Pertanto stabilirono ed ordinarono che la credenza del detto luogo possa fare statuti, riformarli ed emanare ordini con imposizioni di pene, purché tutto ciò non sia contrario alla dominazione e ai diritti del detto nostro Signore Conte di Savoia, i quali statuti e norme così fatte dovranno essere osservati senza che nessuno violi la volontà della credenza sopra descritta. Inoltre stabiliscono ed ordinano che dei credenzieri uno sia fatto console. Poi questo console e gli altri ufficiali e i credenzieri così stabiliti permangono in carica per un anno e così successivamente siano costituiti e siano designati i nuovi ufficiali, consoli e credenzieri di anno in anno. Il console! Pertanto ordinarono e stabilirono che il console dello stesso luogo possa e debba convocare la credenza per tutti i problemi che sono necessari nel luogo consueto e al suono della campana e per chiamata dei banditori,
possa inoltre imporre pene fino a 10 soldi imperiali ed abbia la possibilità di conoscere i danni dati in ogni possedimento e in ogni bene immobile dei detti uomini di Oglianico. Viva Savoia Populus! Viva Savoia Populus! Viva il console del borgo di Oglianico! Ed ora messer console Roberto, messer Castellano Roberto! Noi abbiamo i nomi che... non abbiamo molta varietà nei nomi, cari messeri, ma vi invitiamo a portare un gentil omaggio di gusti e profumi al nostro pubblico, grazie! Madonna e messeri, dopo la cena d'auspicio ed in previsione di altre baldorie, in questi giorni si fa festa. Faccia ingresso allo cospetto del nostro console e proceda al suo gran cerimoniale, la Badia dei Compagni!
Noi, Abbadia dei Compagni, giuriamo fedeltà al nostro console e all'illustrissimo Castellano di Rivarolo, il quale promettiamo che assicureremo il buon esito della 39esima rievocazione storica. Viva Zare e Babu! Viva! Viva! Viva il Castellano di Rivarolo! Viva! 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 Viva il console! Viva! 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 Rievocazione storica, ed è per questo che l'Abbadia dei Compagni omaggia il gruppo Tamburi. E vorremmo per cortesia schierati i tamburi qui davanti, così come siete, avanzate solo di qualche metro per cortesia. Vogliamo ricordare che da quest'anno, questo che senza togliere merito a nessuno degli altri componenti Chiarine e Bandiere, è il primo gruppo di musici costituito della rievocazione storica, ha avuto quest'anno l'ingresso di 6 giovani musici che vogliamo ringraziare qui, questi ragazzi bravissimi, orgoglio del nostro gruppo storico. E finalmente quest'oggi possiamo procedere ad un passo militare estremamente importante. Vorremmo che i tamburi più anziani passassero la stecca ai tamburi più giovani. Per cortesia, i 6 tamburi anziani qui di fronte diano il tamburo con lo schiaffetto augurale, anche la cinghia per cortesia, fate la vestizione dei vostri addetti, grazie, vorrei un applauso per i nostri giovani e vorrei anche qui presentarvi uno per uno. Messer Madonna Lucia, bravi, e permettetemi anche di ringraziare il loro maestro presente oggi, maestro Greco, grazie mille.
che ha seguito la formazione dei nostri giovani. Ed ora il bottino di guerra che la Badia dei Compagni, con immenso piacere e onore, vuole donare al gruppo Tamburi. Pertanto i sei tamburi si avvicinino a prendere i nuovi strumenti. Illustrissimo console nostro, nella speranza di aver fatto cosa gradita e per sempre fedeli al nostro castellano di Rivarolo, vorremmo dare inizio alla posa del maggio. Noi, console del borgo di Oglianico, per facoltà secondo gli statuti concessi alla comunità e agli uomini del borgo, con l'approvazione dell'illustre castellano nostro in Rivarolo sedente, a ciò espressamente delegato dal nostro Signore, Signor Conte di Savoia, che Dio ci conservi a lungo, il quale è benevolmente propenso che il nostro popolo gioisca. Noi, a nome della uomini della comunità di Oglianico, procediamo alla posa del maggio e che l'annata sia prospera ed abbondante.
allora i musici e gli sbandieratori del borgo di Oglianico. Thank you.
nostro console un grande applauso ai musici e agli sbandieratori del gruppo storico di Oglianico, che dopo i più grandi diamo la piazza a Giorgia, Cecilia e Giuseppe. Fanciulle che ci indirizzeranno con le loro danze.
Scusate, interrompo un attimo per dare un'informazione di servizio. Mi hanno detto che c'è una Volvo nera EZ873ZG parcheggiata in via Sangrato, che non è parcheggiata come consuetudine all'interno del Borgo del Carmine. Quindi, se per cortesia una Volvo nera EZ873ZG può essere spostata, grazie.
e bravissime le danzelle del Borgo dei Ricetti. Brave e brave anche alle loro maestre però, eh? Ed ora, prima di iniziare le nundine dei rioni, diamo spazio ai giovani tamburi dei musici della rievocazione storica. Bravissimi, vogliamo vedervi così anche alla 78esima rievocazione storica, voi ce la farete e noi ci saremo.